Nome? Jonathan Toth. Da dove vieni, Jonathan? Vengo dall'Ungheria. Qual è la tua professione? Sono cantante, diciamo anche attore in un teatro. Come mai sei qui in Italia? Sono venuto in Italia per studiare. Studio qui all'Università di Palermo, alla facoltà Lettere e Filosofia. Come mai hai scelto proprio Palermo? Ho scelto Palermo perché volevo venire più al sud Italia. Tu un paio di anni fa hai partecipato ad X Factor nel tuo paese, com'è andata? Sì, sono partecipato al X Factor ungherese e diciamo che è andato molto bene. Nome? Jonathan Toth. Da dove vieni, Jonathan? Vengo dall'Ungheria. Qual è la tua professione? Sono cantante, diciamo anche attore in un teatro. Come mai sei qui in Italia? Sono venuto in Italia per studiare, studio qui all'Università di Palermo, alla facoltà Lettere e Filosofia. Come mai hai scelto proprio Palermo? Ho scelto Palermo perché volevo venire più al sud Italia. Tu un paio di anni fa hai partecipato ad X Factor nel tuo paese, com'è andata? Sì, sono partecipato al X Factor ungherese e diciamo che è andato molto bene. Mi hanno cercato un cantautore che ha scritto una canzone per me, a me, e abbiamo fatto un videoclip nel teatro della mia città. Qual è il tuo sogno, Jonathan? Vorrei lavorare in un teatro come attore oppure un cantante e cantare canzoni italiane. Qual è il genere di musica che ami di più? Allora, mi piace molto i musical, per esempio Cats o Jekyll and Hyde, oppure Ballo dei Vampiri, quello che anche faccio a Budapest al teatro, e poi ce n'è tanto. Come mai parli così bene l'italiano? Grazie, è perché al liceo, nella mia città, diciamo, era obbligatorio studiare in italiano perché facevo la facoltà di musica. È evidente che la musica e la lingua italiana hanno un rapporto. La lingua della musica è classica è l'italiano. Ho sognato che stavi ai ginocchi come un santo che prega al Signore. Mi guardavi nel fondo degli occhi. Favillava il tuo sguardo d'amor. E come sta andando questo tuo soggiorno qui in Italia, Palermo? Raccontami un po', che te ne pare di questa città? Quando sono arrivato, la prima Impressione? sì, impressione che sicuramente rimane questa mia città nel mio cuore dopo che torno a casa. La prima volta. Sì. E dopo che sono arrivato, sono andato al Mondello. Dopo che ho lasciato la mia valigia all'appartamento, sono andato. Stupendo volare via, sfidare ancora la fantasia. La tua mano e la mia, nella stessa poesia. Era stupendo. C'è qualcosa di strano di noi, per esempio siciliani, che ti ha colpito? Rispetto Del a. popolo siciliano, c'è qualcosa che ti ha colpito, che hai trovato strano? Un'abitudine, una tradizione, qualcosa? Allora, io ho notato, mi sono accorto che forse anche tutti italiani, ma forse.
può essere che soltanto i siciliani dicono sempre domani. Domani faccio, domani incontriamo, domani, domani. Cioè, praticamente secondo me questa rimandiamo a domani. Sì, domani, domani, sempre ascoltiamo questo. Poi interessante che qui in Sicilia i ragazzi danno due baci. Da noi soltanto facciamo così. La domani, stretta di mano. Stretta sì. Di mano. Cos'è per te la musica? Cos'è per me la musica? La musica è quello che posso dire tutto la, quello che nel mio cuore, le emozioni, quando sono felice, quando sono triste.